Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia. Eccoci con la terza puntata di Calcio Meravigliao, il processo del martedì. Bentrovati, siamo qui come sempre con Fabio Petruzzi, ex difensore di Roma, Bologna e Brescia. Ciao Fabio, ciao, grazie di essere sempre una presenza importante e continua della nostra trasmissione. E siamo qui anche con Stefano Rizzo, editore di Passione del Calcio. Buonasera, ciao Erika, ciao Fabio, buonasera a tutti. Anche Stefano, colonna portante ormai della nostra trasmissione. Iniziamo ovviamente con la perla della settimana. E Fabio, volevo chiederti, visto che l'altra volta abbiamo parlato un po' di questo paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, per essere il secondo della storia, ha fatto un capolavoro, questa rovesciata di cui tutti parlano. Ha fatto un capolavoro, ma è da fare tanti complimenti a questi giocatori. Io vedendo Messi, vedendo Cristiano Ronaldo, gente gli ha vinto tutto, gente gli è sempre sul pezzo, gente gli vince in continuazione, però io ora, lasciando perdere se la Messi gli si è visto che non era al 100%, perché si è visto, ha giocato sottotono, anche la Roma ha fatto una buonissima gara, però Cristiano Ronaldo ogni pallone va con una cattiveria, va con umiltà, come se non avesse, come se fosse agli inizi di carriera. Ora il gol è chiaro, quando ha ragione Barzagli, già l'espressione di Barzagli subito dopo il gol dice tutto. Dice, cioè, tu puoi fare quello che vuoi, puoi preparare le partite in una certa maniera, puoi essere pronto tatticamente, poi quando hai questi giocatori che dal nulla ti fanno uscire una giocata simile, non puoi nulla. Quindi ripeto, tanti complimenti a questi giocatori, tanti complimenti a Cristiano Ronaldo, perché si sta dimostrando veramente un grandissimo giocatore, purtroppo per lui il secondo al mondo, perché di contro ne ha uno che è quello più straordinario. Un alieno, a detta di molti. Invece Stefano, volevo chiederti quanto sei d'accordo con quello che ha detto Zidane, cioè sì, le qualità eccelse del giocatore Cristiano Ronaldo, ma prima di tutto la mentalità, cioè costantemente la voglia di superarsi e quindi anche dare possibilità appunto al suo eterno rivale Messi di fare altrettanto. Lo abbiamo detto più volte. A mio avviso è difficile paragonare anche con i giocatori del passato Messi e Cristiano Ronaldo per quello che stanno facendo, e quello che stanno facendo lo stiamo dicendo da 10 anni, perciò è un qualcosa di unico e ripetibile. Gli unici due paragoni che si possono fare sono con Maradona e Pelé, ma con parametri e giudizi completamente diversi, perché Pelé ha giocato in un'altra dimensione, il campionato brasiliano è tutta un'altra cosa rispetto ai campionati europei, però con la nazionale ha fatto la differenza, ha vinto 3 mondiali ed era continuo quanto Messi e Cristiano Ronaldo, ma in un'altra dimensione. Per quanto riguarda Maradona, sono stati quei 4 anni in cui lui ha dato il meglio di sé ed è stato inarrivabile, dall'86 con il mondiale vinto in Messico fino al 90, l'ultimo scudetto con il Napoli. Però ecco, Maradona a sé, perché 4 anni d'altissimo livello sono completamente diversi rispetto a questo decennio ormai in cui Messi e Cristiano Ronaldo hanno spopolato. Sono addirittura più continui di Cruyff e di Stefano. Erika, non è che stiamo nominando due giocatori qualsiasi, poi ce ne sono talmente tanti altri nella storia, però una continuità del genere è imbarazzante. Hanno sempre voglia, sono sempre decisivi, perché adesso stiamo parlando di questa rovesciata di Cristiano Ronaldo che ha fatto il giro del mondo, ma poco prima c'era stata anche quella rimonta pazzesca del Barcellona che perdeva 2-0, stava perdendo per la prima volta in questa Liga, e Messi è entrato e ha siglato il 2-2, perciò sono sempre loro alla ribalta, ecco. Sei d'accordo con Gigi Buffon? Ha detto lui e Messi sono gli unici due in grado di cambiare la partita, e ha paragonato proprio Cristiano Ronaldo a Maradona e Pelé.
Sì, i paragoni sono questi, condivido in pieno il discorso fatto da Buffon, che tra l'altro invece io e Terica lo abbiamo fatto con un altro grandissimo portiere pochi giorni fa, con Dino Zoff, appunto. Anche lui stesso ci ha detto che Messi e Cristiano Ronaldo si possono paragonare solamente a Pelé e Maradona. Infatti. E a Cruyff, perché però anche Cruyff è a sé, perché è stato giocatore forse più innovativo della storia del Un calcio. po' il filosofo del calcio. Invece Fabio, quanto da ex romanista, un po', ci sono un po' di rimpianti per la serata comunque contro il Barcellona, anche perché abbiamo detto Barcellona non stellare, Messi non al massimo della, diciamo, della forma, e ovviamente molta sfortuna perché la partita che inizia con due autogol, insomma. Ma è chiaro che. Allora, intanto premesso una cosa: secondo me la Roma ha fatto una buonissima gara. Ha fatto la gara che ci aspettavamo. Una gara che, a differenza di altre volte quando la Roma è andata in quei campi, purtroppo subiva tanto. Ieri sera ho visto una buonissima Roma, messa bene in campo da Sergio, e che ha anche cercato di mettere paura al Barcellona. Di contro, ho visto un Barcellona sottotono. Forse questa era veramente un'occasione importante per la Roma di fare un risultato diverso, di dare ancora maggior considerazione alla partita di ritorno, perché sai, perdi 2-0, perché fino al 2-0 secondo me c'è stata partita. La Roma ha subito due gol su due autoreti, su due occasioni dove poteva tranquillamente anche evitare. Non voglio dare colpi a Daniele De Rossi perché ha cercato in tutti i modi di arrivare su quel pallone, perché poi quel pallone sarebbe arrivato sui piedi di Messi a tu per tu con Alisson, e no, no, Occasione totalmente 99% fortuita, sarebbe certo. stato gol. Daniele ha cercato di mandarla in angolo, purtroppo l'ha presa come non doveva essere presa, però non voglio dare colpe. Il secondo, secondo me, c'è stata una disattenzione perché Rakitic non può fare quello scambio facile, arrivare sul fondo e mettere la palla dentro. Per me, io non mi spiego il 3-0 e il 4-1. Sono due gol dove tu sai che la partita in quei momenti sei in campo, sai che hai provato a fare la partita, hai provato a far male al Barcellona, non ti devi scomporre, cioè devi rimanere sempre unito, non puoi prendere il gol del 3-0 su una ripartenza 4 contro 4 contro il Barcellona. Palla a Messi, 30 metri di campo, 9 volte su 10 gol. Ecco, il gol del 3-0 secondo me è stato un errore generale. Il gol del 4-1, quando hai fatto il 3-1, e tra virgolette, perché poi nella gara di ritorno sappiamo che il Barcellona non è mai facile da battere, però tra virgolette, sai, 2-0 puoi sempre ribaltarlo. Prendi il 4-1 con un errore individuale di Gonalon, dove in quei casi non puoi pensare di stoppare il pallone dentro l'area di rigore, va dato una scarpata, va dato un calcione e quel pallone deve uscire fuori. Però ripeto, nel generale, nel complesso, io ho visto una buonissima Roma che ha tenuto testa al Barcellona, però c'è da dire, ripeto, diamo i meriti alla Roma, però ho visto un Barcellona veramente molto sottotono. Visto il crociato di Messi, è stato fermo diverso tempo. Busquets era appena rientrato, c'era qualche giocatore non in grandissime condizioni, però ripeto, la Roma secondo me ha fatto una buonissima gara. E Di Francesco ha sottolineato infatti che non ha nulla da rimproverare suo in quanto atteggiamento e mentalità, però un pochino ha fatto una frecciatina per quanto riguarda gli episodi, i due Ma sai, gli rigori episodi negati. vanno sempre purtroppo dalla parte dei più forti, c'è poco da fare. L'episodio te lo vai a trovare, te lo vai a cercare, perché sono occasioni, sia l'autogol di De Rossi, come ho detto prima, è venuto da una grandissima giocata tra due o tre giocatori del Barcellona, scambi veloci, dove Daniele ha cercato di riporre rimedio, ma purtroppo non ci è riuscito. Anche il gol del 2-0, Manolas ha cercato di anticipare l'attaccante, adesso non ricordo, ci ha provato, è arrivato, poi il pallone è tornato addosso a Manolas. Purtroppo sono situazioni, però solo se sei forte te le crei, e il Barcellona, essendo una squadra forte, sapendo di essere in grande giornata, però si è creata questa occasione. Stefano, quanto, perché si discute molto di questi rigori negati alla Roma, in particolare quello su Dzeko, quanto secondo te è importante, sono stati importanti questi episodi e quanto secondo te Dzeko ha sbagliato comunque a lasciarsi un po' cadere, no? Perché ci sta questa tendenza dei calciatori che giocano nel nostro campionato che quando si trovano in Champions League, penso un po' a Dybala che poi è stato anche ammonito per simulazione, si lasciano un po' cadere. Quindi quanto secondo te c'è l'ingenuità del giocatore e quanto c'era effettivamente il rigore? Ma gli episodi nel calcio sono sempre importanti, perché poi,
ogni episodio è concatenato a quello successivo, perciò è difficile poi dopo fare delle analisi quando ci sono tanti episodi. Io sono assolutamente pro VAR, perché lo stiamo vedendo appunto anche in Italia. Sì, ok, ci sono degli errori, però nella maggior parte delle volte comunque la VAR riesce a sbrogliare situazioni molto molto complicate, o non complicate, ma che magari sfuggono vista la velocità dell'azione. Per quanto riguarda questi rigori, mi sembravano dubbi, poi è ovvio che subentra anche una sorta di sudditanza psicologica, perché si sta al Camp Nou, l'arbitro di fronte a 100.000 spettatori, sono discorsi vecchi insomma questi, si sa che la squadra più blasonata anche a livello inconscio ha un qualcosa in più poi sulle decisioni rispetto all'avversaria più piccola. Però io invece il bicchiere per me è mezzo vuoto, non è mezzo pieno, perché contano i risultati, conta la matematica, e qui si parla di Spagna 7, Italia 1, 3-0, 0-3 il risultato tra Juventus e Real Madrid, 4-1 il risultato tra il Barcellona e la Roma, e il Barcellona... Quindi non c'è partita. Non c'è partita, perché oltretutto il Barcellona non era in grande serata, ma non dimentichiamoci che sta lottando su tre fronti. La grande squadra a volte risparmia proprio l'energia, anche forse in virtù dell'avversario che secondo me anche a livello inconscio ha un po' sottovalutato. Non era un Barcellona che si giocava tutto per tutto come se avesse di fronte il Bayern Monaco o il Real Madrid. Ricordiamo che il Barcellona ha già in tasca la Liga. In tasca la Liga, mancano gli ultimi sforzi, si gioca la finale della Coppa del Rey il 21 aprile. Il 21 aprile, che vorrà vincere anche in virtù, alla luce del discorso del triplete, del possibile triplete. Certo. Si risparmiano le energie, Messi veniva da un infortunio, stesso discorso del Busquets. La grande squadra fa la partita che deve fare gestendo più fronti, era la Roma che doveva fare secondo me di più, doveva crederci di più a livello proprio psicologico. È mancata la Juventus in maniera clamorosa, più della Roma. Sì. Perché non sono d'accordo, io ho visto anche al primo tempo Juventus Real Madrid, e per me la Juventus ha fatto un'ottima gara. Era in gara fino alla firma. 8 minuti sempre per una grande giocata di Cristiano Ronaldo, però poi ha avuto occasioni, ha avuto Eroin, dove è stato bravissimo il portiere del Real Madrid, l'ha tenuta lì. Poi io credo che il contraccolpo psicologico anche del gol di Cristiano Ronaldo 2-0 ha cambiato tutto, perché poi di contro subito dopo un minuto c'è stata l'espulsione di Dybala, è cambiata un po' di la partita anche in quel caso. Quando hai messo Cristiano Ronaldo, come dice giustamente Simeone, come quando giochi sotto casa, quando hai il giocatore più forte vinci sempre. Però quello secondo me è vero, io ho sempre condiviso questa tesi fino a un certo punto, poi però quando tu commetti degli errori che in campionato non commetti, anche diventa pure un alibi il fatto di dire giochi fronte Messi, campionato il disco era libero sulla sinistra, completamente sì, libero. Sì, è giusto, ma quante volte abbiamo visto una situazione del genere col terzino del Sassuolo, terzino del Bologna, essere liberi lì, poi metti il pallone dentro e con tutto il rispetto, è o vero, c'è destro o c'è Cristiano Ronaldo. Certo. Cioè, a differenza però con la Juve sono meno gli errori in campionato. Secondo me manca proprio il discorso di convinzione, perché anche il discorso dell'Eurogol che ha fatto Cristiano Ronaldo è qualcosa di pazzesco. Ma chi è che marcava Cristiano Ronaldo in quel momento? Come è nata, come si è sviluppata l'azione? Sempre da errori. Su diversi errori, l'errore fa parte del gioco di fronte ai Messi e Cristiano Ronaldo, è un cane che si morde la coda. Però secondo me se la Juventus e la Roma erano più convinte e ci avevano meno sudditanza nei confronti di questi avversari, che secondo me bisogna avere rispetto ma non soggezione, per me la Juventus e la Roma hanno avuto soggezione. È tutto vero, però quando ci sono i rigori, come ha detto giustamente Gerbo, qui stiamo giocandoci un quarto di Champions. Come gioca il Barcellona gioca la Roma, se c'è un calcio di rigore netto va dato. Ora non è perché incontra il Barcellona non può esserci, io sono straconvinto che se fosse stato il contrario, Suarez o Messi che cadono in aria, quello è il calcio di rigore tutta la vita e viene dato. Poi, mi avete fatto pensare un po' alla frase che diceva Ancelotti: con Cristiano Ronaldo si parte già dall'1-0, no? Nel senso che tu sai già, infatti non a caso adesso contro la Juve praticamente ha fatto 9 gol in 6 partite, siamo veramente pazzesco quest'uomo, ha fatto addirittura 22 gol. E poi la paura era che quando hai visto il gol di Cristiano Ronaldo, loro non stanno giocando fra Cristiano Ronaldo e Messi chi fa più gol, chi vince di più, a chi lo fa più bello. Sì, cioè là uno già pensava Messi cosa stesse pensando in quei momenti, ora domani con la Roma che mi invento,
tutti i tifosi. Perché tra di loro è una cosa incredibile, fanno, oltre a essere, fanno tanti gol, ma fanno anche tutti belli. Anche perché siccome non ci sono altri paragoni, sono stimolati a fare sempre meglio. E prima hai parlato anche del VAR, sì, ricordiamo tra l'altro che il presidente della UEFA ha detto che probabilmente non ci sarà neanche nella prossima stagione in Champions il VAR. Per il mondiale lo avremo, quindi sempre in ottica di questi errori. Sono favorevole purché non si perda troppo tempo, certo, perché sono delle situazioni dove stai fermo 4-5 minuti e poi non puoi recuperare dopo a fine partita 2 minuti. Va bene, io ho visto per esempio in Germania viene usato il VAR, ma viene usato in maniera molto più veloce, molto più rapida. Vado, decido e do la decisione. Invece in Italia si va, aspetto, cosa dicono, passano 2 minuti, no, vai a vedere il VAR, vado lì, altri 2 minuti, alla riguardo, Passaci, perdonami se ti interrompo, l'altra volta poi è successo un fatto curioso, divertente a Cagliari, a Genova, tra la partita Genova-Cagliari. C'è stata appunto questa azione dubbia, tutti a vedere lo schermo del VAR, invece il video era rotto. Allora quelli si è persa addirittura 5 minuti solamente divertente perché il video questo, era sì. rotto. Per carità, pure lì può capitare, però stiamo parlando di Serie A, insomma un video non guasto, dovrebbe capitare. Non dovrebbe capitare. Per esempio ieri il gol di Icardi a velocità normale sembra buono, poi va a vedere piano piano rallentatore, ho detto subito che viene annullato, se c'è il VAR viene annullato, infatti di mezzo piedino avanti, però quello secondo me senza VAR 9 volte su 10 si assegna. È gol. Una nota carina invece per quanto riguarda il Camp Nou è Totti che porta Christian suo idolo, sperando che potrà esserci tra qualche anno Christian su quel campo. Questo ce l'auguriamo tutti, speriamo, ce l'auguriamo. Tu hai visto il piccolo Christian come gioca? Sì, ho visto qualche partitina, qualche spezzone. Però è chiaro che ancora è troppo presto per fare dei paragoni, certo, buon sangue. Non dovrebbe mentire. E poi la nota positiva, Erika, finalmente non c'è stato più questo tormentone che da anni ci ha accompagnato, che insomma Di Francesco non ha fatto entrare Totti, nessuno si è scaldato. Dice, a questo punto poteva entrare Totti in campo, esatto. Aspettavamo tutti lui, è vero. Ma un'altra nota invece carina è alla distanza. E come ha risposto Ibrahimovic, no? Quando gli hanno chiesto alla Zlatan, ovviamente, quando gli hanno chiesto il gol. Sì, un gol bello. Zlatan, un bel gol, ma non c'è paragone. Ha detto che facesse da 40 metri. Sì. Subito l'ha battuta, neanche troppo battuta. Come gesto tecnico è più bello di Cristiano Ronaldo. Poi Ibrahimovic ha fatto un grandissimo gol, ma lo sappiamo, anche lui ha questi colpi. Noi stiamo parlando di uno che è uscito oggi. Però il gesto di Cristiano Ronaldo rispetto a quello di Ibrahimovic in America è diverso, uno perché sono diversi gli avversari, con tutto rispetto per la squadra di Los Angeles, o non ricordo se era Los Angeles, sì. Due, uno perché di contro qui dall'altra parte c'era Buffon, Barzagli, Chiellini, quindi stiamo parlando di due cose nettamente diverse, due gran bei gol, però quello che stiamo andando è altra categoria. E poi il peso conta, peso della... oltre la bellezza, perché spesso mai si vedono l'importanza del gol. L'importanza del gol, spesso magari su YouTube si possono vedere anche dei grandi gol in campionati messicani o campionati cileni, però poi dopo conta il peso del gol. Bellissimo quello di Cristiano Ronaldo, però nella storia non lo colloco tra i più belli e al tempo stesso importanti, perché non dimentichiamoci appunto i gol in finale, che lo ha ricordato lui stesso Zidane, sì, ha fatto un ciparietto carino su quello, un gol formidabile di sinistra al volo, spettacolare, e poi Marco Van Basten che decise appunto la sfida all'Europeo del 88. Beh, a per favore esempio ora visto anche il gol di Girardino l'altra sera in Serie B, meraviglioso quello spezzo. Ora perché ha fatto Girardino in Serie B, se viene fatto quello, da perché se si prende il gol, conta contro il fatto anche del quanto sia pesante il gol. E su questo ci fermiamo qualche istante e poi torniamo subito da voi. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto?
Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia. Eccoci tornati con Calcio Meravigliao, il processo del martedì. Parlavamo della bellissima rovesciata di Cristiano Ronaldo e della battuta di Zidane sul fatto che è geloso un po' di questo gol, perché da una parte è contento della realizzazione visto che va a suo favore, diciamo così, però dall'altra ha detto no, era più bello il mio contro il Bayern Leverkusen. Comunque, a parte queste insomma cose carine che succedono nel calcio, questi siparietti che ci regala il calcio, e soprattutto questo bellissimo confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi, non possiamo altro che andare avanti e prendere atto di quello che è successo, vero Fabio? Semplicemente stropicciarci gli occhi. Sì, ma sicuramente, poi il bel calcio è bello anche questo, sono belli i gesti da questi grandi calciatori. Non ti nego che quando ho sentito che Messi è stato fermo in nazionale, poi l'ultima partita in Siviglia, tra virgolette lo so che ne perde tanto il calcio, però da tifoso della Roma lo speravo mancasse Messi, anche se quello Messi visto ieri sera ben marcato sicuramente dalla Roma come compattezza, come squadra, però si è visto che non era un Messi al 100%. Nonostante questo, purtroppo il risultato dice 4-1 per il Barcellona e dice tutto. Dispiace perché, ripeto, la Roma secondo me ha fatto una buonissima gara. Facciamo un giochino: quante percentuali date tu, Erika, per il passaggio del turno della Roma e della Juventus? Vai Fabio, zero, prima tu. E zero, purtroppo. Tu, come sei negativo Fabio, ci sta sempre una piccola speranza. Come fai a dire, pensare di fare 3-0 a Barcellona, il Barcellona di Messi, perché se il Barcellona normale 3-0 lo può fare, guarda ieri sera il Liverpool con Manchester City, quindi 3-0 lo può fare, ma quando c'è Messi purtroppo pensare che il Barcellona ti viene qui e non ti fa minimo un gol, pensare da pazzi. Sinceramente, una possibilità la do a entrambi. Io pure uguale, 1% ad entrambe. Poi la differenza tra il 3-0 secondo me di Liverpool
è quello ipotetico della Roma contro il Barcellona, che la partita di ritorno della Roma è viziata dalla gara d'andata, perché il 3-0 all'andata si può pure ottenere perché magari è effetto sorpresa, e molti davano i favori del pronostico appunto nei confronti del Manchester City per via del fatto che ha la Premier League in tasca. Io l'altra volta proprio in questo studio avevo detto che non sarebbe stato così, perché la tradizione e il blasone contano nel calcio e Liverpool è più abituato a certi palcoscenici, e poi lo abbiamo visto tutti. Insomma, però non ti aspettavi andata. Il 3-0? Assolutamente no, non mi aspettavo il 3-0, però all'andata secondo me un 3-0 così secco si può ottenere tra virgolette con più facilità. Andare a ribaltare un 4-1 è un qualcosa di quasi impossibile, ma nel calcio il quasi impossibile esiste, ci sta, c'è stato. Lo stesso Barcellona l'anno scorso ha rimontato un 4-0 che era impensabile per tutti. Il discorso è uno, Stefano, che nel Barcellona ti fa gol Messi, ti fa gol Suarez, ti fa gol lo scorso anno Neymar, certo. Ti fa gol Iniesta. Nella Roma se non segna Dzeko non segna nessuno. Certo. Ma io infatti ho detto 1%, non è che sto dicendo che la Roma è parte favorita. Purtroppo la verità di fatto è questa. E a proposito invece dell'altro incontro inedito, sì, tra Siviglia e Bayern Monaco? No, ma credo che questi quattro carri armati che sono diventati tre, perché Manchester City io credo che sia fuori, perché oddio, Manchester City può ribaltare, perché può ribaltare, però anche il Liverpool davanti ha giocatori straordinari, Salah si sta confermando a grandissimi livelli, Mané, poi altro grande rimpianto della Roma. Il Liverpool di Klopp gioca bene, però dietro lascia tanto, quindi quella ancora la terrei aperta. Per quanto riguarda gli altri tre, capitolo chiuso. A proposito di Salah, non c'è, non ha Coutinho il Liverpool, ricordiamolo. Esatto, a proposito di Salah, ci sono proprio il Real e il Barcellona che sono un po' sul giocatore, o sbaglio, Stefano? Sì, sta. Mi sono interessate. Sta facendo faville, sta facendo un qualcosa di incredibile. Salah era partito fortissimo con la Fiorentina. Nella prima esperienza che ha avuto in Premier League non è andato bene, non aveva lasciato traccia, il Chelsea se ne voleva sbarazzare in maniera così repentina. Poi è arrivato a Firenze e ha fatto vedere di che pasta è fatto. Nella Roma è andato bene, non benissimo. Secondo me si è espresso meglio in quel mezzo. Ma diciamo che è Mourinho che i giovani non ci punta con i giovani, perché Salah è arrivato al Chelsea dopo il Basilea, dove ha fatto cose straordinarie. Era giovane, però Mourinho sappiamo che vuole vincere solo con i senatori, solo con i grandi calciatori, e non gli ha dato tempo. Poi dopo di lì il Chelsea se ne è privato, è andato alla Fiorentina, ha fatto cose straordinarie, è venuto alla Roma e per me è stato un giocatore devastante nei due o tre anni che è stato a Roma. Quest'anno si sta confermando devastante, io credo che Salah si sta veramente, non ti dico Messi o Cristiano Ronaldo e Neymar, ma un gradino sotto c'è Salah. Poi Salah secondo me sta facendo ancora meglio rispetto a quello che ci ha fatto vedere qui in Italia in questa stagione. Questa è la classica stagione in cui tutto va bene. Dobbiamo vedere se manterrà questo rendimento altissimo anche nei prossimi anni, perché per essere proprio anche sotto di un gradino a Messi e Cristiano Ronaldo vuol dire segnare almeno 30 gol al campionato. Fino adesso non aveva mai fatto, non aveva neanche mai raggiunto 20 gol al campionato Salah, vediamo se riuscirà. A mio avviso ha giocato meglio, comunque leggermente meglio, un briciolo meglio in quella parentesi di Firenze piuttosto che a Roma. A Roma ha fatto grandi cose, ma in quella parentesi di Firenze si era espressa ancora meglio, forse per via del gioco di Montella, non lo so. Non però ha mai giocato Salah nel Barcellona, nel Real Madrid, nel Paris Saint Germain, ha giocato sempre con squadre, buone squadre, vedi Roma, vedi Liverpool, vedi Fiorentina, grandi squadre no. Metterlo nel Manchester City o nel Paris Saint Germain o nel Real Madrid, Salah fa 30 gol al campionato. Tra l'altro la cosa particolare è che se dovessero passare queste quattro, che ricordiamo sono Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, sono praticamente le quattro squadre che sono più abituate a vincere la Champions, perché Real Madrid è prima con 12 titoli e dopodiché ci sono le altre tre rispettivamente con 5 titoli a testa. Quindi è interessante questa cosa. E l'altra squadra è questo 4 su 5, perché l'altra squadra sarebbe il Milan, ne ha 7 di titoli in bacheca, e quindi insomma
onore anche alla squadra italiana che ha vinto così tanto in, sì, in Champions League. È bella questa statistica che hai snocciolato, Erika, perché appunto sarebbe entusiasmante non solo vedere grandissimi campioni in campo, una parata di stelle in queste semifinali ipotetiche, ma poi è pure forte per capire se il Real Madrid allungherà ulteriormente, arriverà a 13, quasi raddoppiando addirittura la seconda squadra nella classifica dell'Albo d'Oro, che appunto è il Milan, oppure se non dovesse vincere il Real Madrid, a quel punto chi è che andrebbe a 6 su 3 squadre, perché appunto a 5 successi ci sono Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. Sì, poi la cosa impressionante è appunto il Real Madrid comunque dal 2011 che arriva almeno ai quarti di finale, cioè c'è sempre. Ma infatti a me veniva da ridere quando Paris Saint Germain e Real Madrid veniva data per certa, per scontata il passaggio del turno del Paris Saint Germain. Il Real Madrid queste partite non le sbaglia, hanno esperienza, hanno cattiveria, hanno ancora voglia di arrivare fino in fondo. Io ad oggi la reputo per me la principale vincitrice di questa Coppa, perché sanno come si vince, sanno come arrivare fino in fondo, hanno i giocatori che ancora vogliono fare un qualcosa di straordinario, quindi per me sono i favoriti di finale. Anzi, si esaltano in questo genere di sfide. In realtà quelli che dicono che davano per spacciato appunto Real Madrid contro il Paris Saint Germain sono quelli che hanno, diciamo, negli occhi come sta andando in Liga, però in realtà Liga e Champions League sono dei discorsi completamente diversi. La Liga è partita con pronti via 5 giornate, 6 giornate di squalifica a Cristiano Ronaldo, dove Real Madrid ha pagato tantissimo per l'assenza, l'infortunio di Bale, i vari infortuni a Sergio Ramos, insomma Real Madrid ha pagato quello. Poi è chiaro che una volta che tu perdi terreno dal Barcellona, sai che fai molta fatica a recuperare, perché il Barcellona può perdere soltanto con Real Madrid nella Liga, quindi magari hanno tra virgolette abbandonato un po' la Liga, si sono buttati anima e corpo sulla Champions e si è visto Paris Saint Germain eliminata come se niente fosse, Juventus eliminata come se niente fosse, e per me è la favorita finale. La tua favorita, Stefano? Pure io mi sento che comunque Real Madrid può dire la sua fino all'ultimo, e poi occhio ovviamente al Bayern Monaco, ovvio che il mio augurio è che il Barcellona riesca a vincere il triplete. Da quando ci sta il discorso, da quando c'è il discorso allargato alla Champions League, ovvero più squadre nei campionati più importanti possono accedere a questa competizione, il Real Madrid è come se anche inconsciamente spesso e volentieri snobbi il proprio campionato, perché prima doveva vincere la Liga per andare in Coppa Campioni, e quello è il DNA del Real Madrid, lo insegna la storia. Da quando più squadre possono accedere alla Champions, a Real basta anche arrivare secondo, non ha questa proprio fame che ha anche in Champions, in Liga. Negli ultimi anni, dal 99, insomma, dall'anno in cui c'è la possibilità per le prime quattro di accedere, per le prime quattro delle squadre della Liga di accedere alla Champions League, quasi tutti i campionati ha vinto il Barcellona. Ha vinto anche Real Madrid, ma molto molto meno rispetto a Barcellona. Questo ci sta a indicare il fatto che il Real Madrid è una squadra cannibale in Champions. Passando dalla Champions al nostro campionato, c'è stato il recupero della 27ª giornata che era stata rimandata per via della morte di Astori, su cui ci siamo soffermati nelle scorse puntate. È incredibile il fatto che dopo appunto la morte del proprio capitano, la Fiorentina, 5 vittorie su 5, cioè proprio una media... Sono compattati, un nuovo gruppo. Hanno capito il momento... E hanno dimostrato quanto veramente fossero un gruppo compatto, vicini al loro capitano, stanno giocando bene, perché poi le squadre di Pioli giocano sempre bene a calcio e se lo meritano tutto. Faccio veramente i complimenti a questi ragazzi che stanno dando tutto. E un campionato strano, un campionato di Serie A. Io penso che se il Napoli non avesse avuto quella battuta d'arresto a Sassuolo nell'ultima giornata, questo per la Juventus poteva essere un contraccolpo importante. E restare agganciata alla Juventus ad oggi, dopo che vieni da una brutta sconfitta con Real Madrid, poteva essere veramente per la Juve un brutto colpo. Invece sai, il Napoli ha pareggiato, il distacco si è aumentato, quindi ormai il campionato è andato. Tra l'altro, se dovesse uscire come sembra la Juve dalla Champions, si dedicherebbe ovviamente anima e corpo al campionato, perché 7 scudetti insomma non sono da buttare, a Stefano. Però
Ripeto il discorso, mi riaggancio al discorso di prima, esiste sempre una percentuale nel calcio. Nel 2000 la Juventus aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio, la Lazio vinse a Torino nello scontro diretto. Secondo me il Napoli, se ha qualche chance, ce l'ha solamente se vince a Torino contro la Juventus, ha un risultato su 3. Dobbiamo aspettare il 22 aprile allora. Ho visto il Napoli molto stanco. Molto mentalmente, scarico, sì. Ho visto il Napoli scarico. Che fa fatica a fare quello che faceva benissimo fino a poco tempo fa. Fraseggio corto, breve, un tocco, due tocchi, profondità, adesso fanno molta più fatica. Però sì, quando si arriva alla fine è vero questo, chi sta più in forma ha più possibilità di vincere, però i calcoli a volte, le strategie vengono pure un po' messe da parte, sono le ultime energie, ogni partita a sé, dipende poi dall'avversario che affronti, magari affronti una squadra che naviga nella zona franca della classifica, che non ha più obiettivi, dipende pure un po' dal calendario, però ripeto, secondo me se il Napoli dovesse fare il colpo a Torino si potrebbero riaprire i giochi. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, finalmente la squadra sta dando un senso al proprio campionato. Esattamente, Stefano. Erika, sta dando un senso per la prima volta a questo campionato, è una squadra che comunque ha limiti tecnici evidenti, è una squadra che comunque è modesta, ha poche qualità importanti, però si è riuscita con la forza del gruppo, dei nervi, è come se ha una marcia in più in questo momento rispetto alle altre squadre della sua stessa all'uomo caratura, in più in campo, all'uomo in più stesso. In campo, ogni giocatore sta mettendo quel quid in più per dimostrare a se stesso, al gruppo, allo stesso Story di poter fare qualcosa per lui, questo è quello che sta in questo momento, che c'è nell'ambiente gigliato. La Fiorentina in questo momento ha qualcosa in più secondo me anche rispetto all'Atalanta e alla Sampdoria. Detto questo, i limiti tecnici rimangono, anche qui il calendario poi sarà determinante, però una Fiorentina che in maniera clamorosa può centrare l'obiettivo Europa League, che sarebbe un qualcosa che era fuori pronostico prima di questa tragedia. Ricordiamo che queste tre squadre citate hanno gli stessi punti in classifica. Era qualcosa di pronosticabile prima, ahimè, di questa tragedia. E un'altra partita importante che c'è stata appunto in questo recupero della 27esima giornata, ricordiamo il derby, che ovviamente è lontano parente di quello che abbiamo visto all'andata, perché se ricordiamo l'Inter-Milan 3-2, che io ho definito il derby Alicardio-Palma, per quella bellissima tripletta poi vinto dall'Inter all'ultimo, beh, questo è stato proprio un lontano parente, anche perché uno 0-0 scialbo, tantissimi errori si sono visti, vero Fabio? Io sono rimasto deluso dal Milan ieri. Non Milan, visto gli ultimi due mesi e mezzo, pensavo facesse più una partita a lei rispetto all'Inter, perché poi a lei servivano più i punti per cercare di agganciare quel posto in Champions. Invece ho visto una buonissima Inter che si sta riprendendo bene. Sta riprendendo bene da quando è stato inserito Rafinha e Brozovic davanti alla difesa, e comincia a giocare a calcio, a essere una squadra compatta, e poi davanti a Icardi, che ieri purtroppo è stata atroce delizia perché ha fatto gol e poi gli è stato annullato, e poi ha clamorosamente sbagliato due gol senza portiere, uno nell'ultimo minuto, quindi voleva dire vittoria sicura, però sì. Ripeto, in questo momento l'Inter è in salita, il Milan ho visto leggermente in discesa. Per quanto riguarda Icardi è stato linciato sui social dai propri tifosi, che non perdonano il proprio Beniamino. Però il secondo gol non era così semplice. No, d'accordo. No. Era complicato. Sono quei gol che lui ce l'ha nel sangue, però non era così semplice. Palla veloce, si è tuffato per prenderla, insomma, si è allungato. Ma anche il primo, che Andreva gliel'ha messa leggermente dietro il pallone. Sì. Ma alla luce appunto di come è andato il derby, secondo voi quanto è pesato aver perso contro la Juventus qualche giorno prima, a livello psicologico? Secondo me no, perché il Milan, io credo sia stata l'unica squadra che ho visto mettere in difficoltà la Juventus nel suo stadio. Per me il Milan fino a 15 minuti dalla fine a Torino ha fatto una maggior ragione, però gara. Fabio, scusami, proprio perché ha messo in difficoltà la Juve per gran parte della partita e poi invece ha subito, io intendo questo, cioè ha dimostrato tanto per poi però non avere risultato. Però da quella partita secondo me il Milan doveva prendere coraggio e fiducia, perché se è andato a Torino contro la storia più forte dove tutte le squadre, che ci aspettavamo dove tutte le squadre hanno sofferto dall'inizio alla fine, il Milan ha fatto una buonissima gara, non meritava sicuramente di perdere 3-1, ha perso per due disattenzioni negli ultimi minuti, e quindi io pensavo appunto ieri sera un Milan diverso, ieri sera invece il Milan ha deluso molto secondo me.
8 punti sono tanti dalla zona Champions, Stefano. 8 punti non bastano neanche, perché poi in virtù degli scontri diretti passerebbe appunto l'Inter per il fatto che ha vinto il derby d'andata, come ricordavo tu in precedenza, Erika. Ma si dice che 2 indizi danno una prova, qui sono 3 gli indizi, perché quest'anno abbiamo visto che le due squadre più o meno negli scontri diretti si equivalgono, perché in mezzo c'è stato anche questa gara di Coppa Italia in cui il Milan ha prevalso proprio agli ultimi istanti con Cutrone ai tempi supplementari. All'andata, negli ultimi istanti, è stata risolta la partita da Icardi, il terzo risultato 1-0-0. Più o meno nei 3 incontri le squadre hanno fatto vedere che bene o male si equivalgono. La differenza è stata nella continuità che ha avuto l'Inter maggiore rispetto al Milan, soprattutto nella prima parte di campionato, e soprattutto negli scontri diretti, perché ricordiamo non ha mai perso una partita. Giustamente sottolineato Fabio che c'è stata un po' di scossa nell'ambiente nerazzurro dall'arrivo di Rafinha, dal riutilizzo di Brozovic, però non dimentichiamoci il grande lavoro che avevano fatto in precedenza Vesino e Borja Valero, perché qualità ok ce n'è adesso, ma ce n'era anche prima, altrimenti l'Inter non aveva 8 punti di vantaggio sul Milan. Fabio? Sì, no, ripeto, secondo me Rafinha è entrato in condizioni, Brozovic ha preso per mano questa squadra, però giustamente, come ha detto Stefano, precedentemente c'era stato un ottimo lavoro di Borja Valero e Vesino, ma l'Inter, parco centrocampisti, l'Inter non è messa male, ha buonissimi calciatori, però negli ultimi tempi ho visto una squadra molto, molto debole, molto a parte stanca fisicamente di testa, ma che non creava gioco e che subiva spesso. Io invece sto vedendo dopo la vittoria di Genoa con la Sampdoria, dove fece 4-5-0 se non sbaglio a Genoa, forse in quella partita ha dato fiducia all'Inter e si sta vedendo. Io l'ho vista una buonissima Inter. Per la zona retrocessione invece quanto dispiace per il Benevento, che sta veramente facendo bene, ricordiamo anche il 3-0 contro il Verona, ma però si è svegliato all'ultimo. È difficile salvarsi con un solo girone a disposizione d'andata, di ritorno, perché quello d'andata non è pervenuto il Benevento, però ricordiamolo per l'ennesima volta, stiamo parlando dell'unica squadra in più di 100 anni di storia di calcio che è arrivata in Serie A da una doppia promozione per la prima volta. Non c'è un precedente simile. Il Benevento 2 anni fa era in Serie C, poi in Serie B, quest'anno in Serie A per la prima volta. La storia dice che nessuna squadra è riuscita a fare tanto, l'impatto è stato devastante. Adesso la squadra più o meno è livellata con le altre che stanno lottando per la salvezza, ovvero Spal, Verona, Crotone, Chievo, Sassuolo, però c'ha 10 punti e passa in meno rispetto alle altre. In questo momento il traguardo è raggiungibile. Vedo messo molto male Hellas e Verona, tra l'altro ieri si è dimesso anche il direttore sportivo Fusco, evidentemente il lavoro che è stato fatto non era di livello, ci si aspettava altro. Per salvarsi si sono presi giovani di valore discutibile, la squadra non è all'altezza, peccato, perché comunque è una piazza importante che merita la Serie A. Se la potrà anche giocare fino in fondo, perché comunque le rivali non è che sono irraggiungibili, stanno tutte a portata di mano. C'è il Crotone che stiamo dando per scontato che magari è una squadra che può salvarsi. Non sarà facile per Zenga, perché l'anno scorso è stata compiuta un'impresa, non dimentichiamocelo, la rosa più o meno è quella che è. Ci sta anche la Spalla, c'è il Chievo, c'è il Sassuolo, sono tutte squadre che si livellano più o meno. È molto interessante. Molto interessante, a mio avviso, come parco giocatori, non considero il Genoa ormai sia per un discorso di punteggio che per un discorso di rosa. Io nel mazzo, diciamo, di squadre che ci sono, in questo novero di squadre, dico che la rosa migliore ce l'ha il Cagliari. Il Cagliari è la squadra che non dovrebbe avere difficoltà per la qualità che ha superiore rispetto all'avversario. Ora un breve stacco pubblicitario, ma rimanete con noi. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia.
Eccoci tornati con Calcio Meravigliao, il processo del martedì. Ovviamente abbiamo parlato di temi allegri, un po' meno allegri. Oltre alla morte di Davide Astori, c'è stato nelle settimane scorse anche la morte di Emiliano Mondonico, a cui noi di Passione del Calcio siamo particolarmente legati, vero Stefano? Sì, vi racconto questa. Praticamente il 23 agosto 2013, nel giorno in cui abbiamo aperto questo sito, insomma, io avevo la possibilità di intervistare tantissime persone, perché in precedenza avevo avuto più o meno una ventina, trentina di collaborazioni presso altri giornali e avevo accumulato tantissimi contatti. Infatti a oggi abbiamo intervistato 260 personaggi circa in questi 4 anni e mezzo, tra questi 260 è presente anche ovviamente Fabio Petruzzi. E quel giorno, il 23 agosto, io ero indeciso su chi scegliere come primo ospite, perché come primo intervistato, perché sapevo che sarebbe rimasto nella storia. Scelsi Emiliano Mondonico. Per quale motivo? Perché era l'uomo che più ci rappresentava, più mi rappresentava a livello proprio di idee giornalistiche, a livello di idee di calcio. Era una persona mai banale, anticonformista, una persona genuina da pane e salame. Outside the box completamente, una mente sopraffina, in grado, capace di leggere le partite forse come quasi nessun allenatore. È riuscito in imprese veramente storiche, ha portato la Cremonese, sedendo sulla panchina della Cremonese, in A dopo 54 anni, con una squadra di Serie B, l'Atalanta, ha raggiunto una semifinale europea, cosa che non ha precedenti. È l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere sulla panchina del Torino una Coppa Italia in maniera anche clamorosa, perché ha vinto 5-2 all'andata contro la Roma e poi perse, 3-0 all'andata a Torino contro la Roma, e poi all'Olimpico, nonostante 5 gol subiti, riuscì ad alzare la coppa, perché perse 5-2 con i gol fuori casa, insomma, che valgono doppi in caso di parità. E in quella Coppa Italia eliminò nel doppio confronto la Juventus 0-0 e 2-2, sempre per i gol in trasferta è riuscito a qualificare il suo Torino. E poi quell'impresa storica con la Fiorentina, prese una squadra che faticava in Serie B, era l'anno della doppia promozione, per il discorso che la Federcalcio aveva, tra virgolette, un po' restituito quello che gli aveva tolto in precedenza alla Fiorentina, quello che aveva tolto alla Fiorentina dalla C2, si era ritrovata in Serie B molto in maniera così veloce per vari episodi. La squadra non girava con Alberto Cavasin, e Mondonico la prese e fece veramente un'impresa, la riuscì a portare al sesto posto, fece quello spareggio inedito che non c'è più stato nella storia del calcio tra il Perugia e la Fiorentina. C'era tutto un discorso dietro, insomma, una squadra di Serie A che ha fatto uno spareggio con una squadra di Serie B non c'è mai stato, lui l'ha vinto inventandosi Fantini centravanti a posto di Riga, no, che era infortunato. Delle cose incredibili riuscì a fare Mondonico, questo in campo. Poi fuori, ripeto, sempre fuori dagli schemi, e forse questo suo essere fuori dagli schemi non lo ha mai, non gli ha mai permesso, sì, di sedere su una grandissima panchina. E poi tutti ci ricordiamo appunto di quel gesto, che la sedia alzata al cielo contro l'Ajax, simbolo di un'ingiustizia subita. Simbolo di un'ingiustizia subita, ma questo era Mondonico, perché poi dopo si rese conto, perché in campo sembrava un'ingiustizia questo fallo su Cravero. Invece poi lo stesso Cravero disse che non era calcio di rigore, e Mondonico, contrariamente a tanti che magari rimangono fermi sulla loro posizione pur di difendere il proprio operato, abbiamo sentito allenatori che se la prendono il proprio gesto, abbiamo visto e assistito ad allenatori che se la prendono con la pioggia o col compleanno di un giocatore. Poi, tra l'altro, peraltro è stato sempre identificato con quel gesto lì, con quel gesto di protesta, tanto è vero che al funerale lo hanno salutato alzando la sedia al cielo. Però anche in quel gesto c'era Mondonico, nel senso che poi dopo lui stesso disse ok, il rigore comunque non c'era, nel senso il gesto era legato a un discorso di ingiustizia, ma poi quell'ingiustizia non c'era. Invece, ecco, stavo dicendo che in Italia siamo abituati anche a vedere allenatori che se la prendono con la pioggia piuttosto che sul compleanno, che si è festeggiato il compleanno di un giocatore. Cercano scusanti. Lui non era un tipo del genere, era un tipo sempre fuori dagli schemi. Tra l'altro, mi parlando tantissimo. Comunque parlando ha lottato per 6 anni contro il tumore, ma parlando con tutti i suoi ex giocatori, vengono fuori degli aneddoti molto, molto carini proprio sulla sua persona. Lui era outside the box anche nel modo di gestire la squadra. Spesso li portava fuori, comunque gli faceva fare la gita turistica invece di fargli fare l'allenamento, sì, quando andavano in trasferta. Allora
c'è la Reggia di Caserta, il pane e salame, il Gito in barca. Quindi ci sono tantissime, tante cose, insomma, che vogliamo ricordarcelo un po' così, no? Con quel sorriso, con quella voglia sempre di andare un po' sono, contro. Sono quegli allenatori di quel calcio, no? Di quel calcio di verace. Calcio più di appartenenza. Mi vengono in mente tanti presidenti o tanti allenatori, i vari Costantino Rozzi, Ancone Tani, presidenti che veramente erano presidenti nel vero senso della parola, e allenatori, vedi Mondonico, vedi Carletto Mazzone, cioè allenatori che erano, facevano veramente parte di quel calcio più casareccio, più cosa nostra, no? Quindi ripeto, era un calcio che a me piaceva molto. Ho conosciuto Mondonico per averci giocato contro, era una persona che quando parlavi con i giocatori che lui ha allenato ne parlavano tutti un gran bene, infatti si è vista anche tantissime attestate di stima, tantissime persone che erano per lui, e sempre un dispiacere, sempre un qualcosa che non vorresti mai commentare, però purtroppo sapevo di questa lunga malattia e mando veramente tantissime condoglianze ai suoi familiari. E purtroppo un'altra persona di questo calcio, di quel calcio che non c'è più. Sì, ci uniamo alle condoglianze. E poi era veramente un amico nostro di passione del calcio, intervenuto non so quante volte, tantissime, tra radio e sito. Quindi un grande saluto a Emiliano Mondonico. Passiamo invece adesso a un discorso legato alla nostra nazionale, perché ovviamente non saremo presenti, ahimè, al mondiale russo. Ci saranno però due amichevoli, il 1 giugno a Nizza contro la Francia e il 4 giugno contro l'Olanda, quindi una sorta di sfida amichevole tra deluse contro l'Olanda allo Juventus Stadium. Ovviamente sono due sfide che in un certo senso interessano molto meno di quella che ci sono state appunto contro l'Argentina e l'Inghilterra. Volevo chiedere a te, Fabio, come hai visto la nostra nazionale, perché ovviamente il test non è stato positivo, però c'è stata una parentesi positiva, l'esordio di Cutrone e di Chiesa. Ma guarda, io quindi volevo chiedervi questo. Naturalmente parlo di Gigi Biagio, non poteva, pronti via, avere una bacchetta magica e fare qualcosa di straordinario, però ho intravisto già qualcosa che si è visto il lavoro sul campo, no? Abbiamo visto, io però quello che ho visto soprattutto in queste due partite, ma ancora di più con l'Inghilterra, perché bene o male gli argentini, anche senza Messi, è sempre una squadra da tenere in grande considerazione per gli altri giocatori che ha, Higuain, Di Maria, anche se poi abbiamo visto l'Argentina andare in Spagna e fare la fine che ha fatto. Però sempre una squadra che non sai mai come affrontarla, un po' di timore ci potrebbe essere. Però con l'Inghilterra io ho visto, ora al di là del pareggio che è arrivato per il contatto con Chiesa, che ci può stare, però ho visto una sensazione di inferiorità. Ho visto veramente l'inferiorità del nostro calcio rispetto alle altre nazionali. L'Inghilterra, che non ha giocato nemmeno tra virgolette con il mordente, sembrava giocassero tanto, cioè in scioltezza. E di contro c'è una squadra che voleva far bene, volenterosa, perché poi naturalmente allenatore nuovo, cerchi sempre di fare. Poi è arrivato il pareggio, meno male, da un lato meno male, perché è sempre un sintomo di fiducia. E ripeto, Gigi mi auguro che sarà ancora il prossimo anno, ancora per tantissimi anni, allenatore della nostra nazionale, perché secondo me ha lavorato bene con l'Under 21, con l'Under 20, conosce tantissimi questi ragazzi. Però ripeto, secondo me è proprio il nostro calcio che non ha più quel talento, non ha più quel giocatore. Anche Insigne, che da noi lo vediamo come il giocatore più forte del calcio italiano, anche in nazionale fa molta fatica a esprimersi, non riesce a giocare, a prendere per mano questa squadra. Stesso Verratti, cioè, ho visto veramente una netta sensazione di inferiorità rispetto all'Inghilterra. Stefano, io so che non sei d'accordo, no, sul discorso di Gigi Di Biagio. Tra l'altro Fabricini ha detto: ringraziamo Gigi Di Biagio, quasi come a volerlo congedare, perché in realtà il 20 maggio, quando finirà il campionato, si dovrebbe avere il nuovo nome del CT. A me dispiace perché comunque è un uomo genuino, anche Di Biagio, un uomo preparato, è stato un grande calciatore che ha giocato ad alti livelli e potrà essere in futuro un buon allenatore. Però mi auguro invece che non sia lui il commissario tecnico della nazionale, perché
non è l'uomo giusto assolutamente in questo momento, anche a livello inconscio per i giocatori, è un momento di Beh, però scusami Stefano, nomi se ne fanno, ora sembrerebbe Mancini in via del rinforzo. È subentrato anche Capello, si fa anche il nome di Capello, quindi... Io tanto voglio parlare di Mancini, sesto nel campionato russo con lo Zenit, cioè... Non pensiamo se dobbiamo Mancini prendere Mancini viene, non pensiamo che Mancini è qui e hai i poteri. Giocatori che avevi nel City, che avevi nell'Inter di tanti anni fa, cioè è una nazionale, tanto vale. Allora, se viene Conte, sono il primo a dire subito Conte, perché per me Conte è l'allenatore che chi ha alla fine fa sempre bene, però se devo prendere Mancini, Mancini, ripeto, per me è un allenatore che ha vinto poco anche per il club in cui è stato, cioè secondo me è un allenatore normale che con i grandi giocatori ha fatto grandi risultati. Quando non hai calciatori, ecco, lo vediamo sesto con lo Zenit, non è una squadra da essere sesta nel campionato russo, quindi ripeto, se però... deve arrivare Mancini o Capello, che ha preso la nazionale russa e abbiamo visto che ha fatto, ha preso la nazionale inglese e abbiamo visto che cosa ha fatto. Cioè, se devi andare a prendere, tanto per prendere il nome, perché pensi che poi ti fa il cambiamento... Ti risolva la situazione. Perché secondo me il discorso deve essere preso da un'altra traiettoria, ovvero quella del discorso legato al ruolo del commissario tecnico. Non stiamo parlando qui, ti verrei incontro Fabio, perché se parliamo di preparazione atletica, preparazione tecnica, allenatore che sta con la squadra, allora a questo punto Mancini ha le sue pecche, in Italia ovviamente ha vinto... E quando l'Inter era lanciata anche per via di Calciopoli, perché non c'aveva la rivale Juventus nel primo anno, la Juve che è risalita in A era indebolita, il Milan era penalizzato, tanti fattori per cui magari il lavoro di Mancini può essere messo in discussione. In Inghilterra ha vinto all'ultimo secondo con quel gol famoso di Dzeko per il Manchester City. Nel calcio ci vuole anche fortuna. Se parliamo di aspetto prettamente tecnico, ti posso dare ragione. Qui invece parliamo però di un altro discorso. Qua stiamo parlando di un momento di impasse per quanto riguarda la nazionale italiana, e alla guida, proprio anche a livello psicologico per i giocatori, ci vuole un allenatore che comunque anche per la stampa, per l'ambiente, per tutto sia un punto di riferimento. E se si fanno i nomi di Capello, si fanno i nomi di Mancini, si fanno i nomi di Ancelotti, si fanno i nomi anche di Claudio Ranieri per quello che ha vinto recentemente in Inghilterra, i giocatori che vanno in nazionale devono avere un punto di riferimento in questo momento storico, un qualcosa che dia quella spinta, quella verve in più di rinascita. Di Biagio non ha queste caratteristiche. Di Biagio è un allenatore, un commissario tecnico che poteva andare bene in un altro periodo storico. In questo periodo storico io non me la prendo con Di Biagio, io dico chiunque allenatore con l'esperienza e il bagaglio Di Biagio non andrebbe bene, perciò non è Gigi Di Biagio, è proprio il profilo secondo me che non va bene in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, ma per carità ognuno ha... ci sta, invece vediamo se siete d'accordo sull'esordio di Cutrone e Chiesa, vi hanno convinto? Ma sì, è giusto dare premio a chi sta facendo bene il campionato. Cutrone è un ragazzo, seppur giovane, ha una grandissima personalità, è titolare del Milan, si è conquistato il posto non perché ha un nome, ma si è conquistato il posto sul campo. Ogni volta è stato chiamato in causa, ha fatto sempre qualcosa di importante. Chiesa ormai, non credo di parlare più di giovane in realtà, ma di un talento che deve essere, secondo me, messo tra gli 11 titolari della nazionale italiana, perché è forte, perché ha velocità, perché ha cattiveria, è uno che ci... Che ha una bella personalità. Giustamente sta facendo un grande campionato e il giusto premio credo sia quello di arrivare nazionale. Stefano? Sì, condivido in pieno, due buonissimi giocatori che meritano la possibilità di indossare la maglia azzurra. Tra i due in questo momento ha fatto intravedere più qualità il figlio di Enrico Chiesa, che lo ricorda tantissimo. Lo ricorda tantissimo, sì. In alcune movenze. Detto questo, non voglio togliere nulla a Cutrone, ma Chiesa ha qualcosa in più secondo me rispetto a Cutrone. È un giocatore veramente che potrà in futuro diventare devastante, come lo è stato il padre è stato un grandissimo giocatore che è chiuso in nazionale dai vari Roberto Baggio, Zola e via dicendo. In questo momento un Enrico Chiesa
dell'epoca sarebbe stratitolare in questa nazionale. Infatti, a proposito di nazionale, tra poco ci sarà una sorpresa, nel senso che si parlerà di una proposta legata appunto al settore giovanile, alla nostra nazionale, però rimanete con noi. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia. Eccoci tornati per l'ultima parte di Calcio Meravigliao, il processo del martedì. Siamo con Giuliano Proni, imprenditore del settore sportivo, che vuole parlarci, illustrarci un suo progetto molto molto entusiasmante. Buonasera, innanzitutto dopo i risultati negativi della nazionale italiana ho avuto l'idea di studiare, ma ci stiamo studiando da tempo, di un progetto unico per quanto riguarda il settore giovanile, quello che in realtà manca da tempo, non ci sono più i vari campioni e poi vediamo che 10 giocatori su 11 sono stranieri, perciò manca proprio quel settore giovanile e per questo da tempo stiamo studiando un progetto su una superficie di 7 ettari, perciò una superficie molto grande, di un impianto sportivo, ma soprattutto prenderà il nome di Accademia per Giovani Calciatori. In poche parole si tratta di ingaggiare giovani ragazzi in tutta Italia con una selezione fatta da ex calciatori professionisti in modo tale da creare questa scuola calcio che in realtà oggi esistono molte scuole di calcio, però sono legate soprattutto a fare cassetto per le squadre di calcio, ma in realtà poi non producono questi talenti. Pertanto una selezione, ma non solo la selezione limitata a scegliere i calciatori, ma poter soggiornare, perciò ci sarà anche in questo impianto una parte di foresteria dove potranno studiare, perché a fianco c'è un liceo, perciò potranno studiare, fare scuola calcio, solo limitato a questa selezione di calciatori. Pertanto abbiamo studiato insieme all'ingegner Sartori, che magari un giorno lo porteremo qui in studio per poter far vedere come è studiato l'intero progetto, che prevede campi di calcio regolamentari, alcuni campi di calcetto, campi da tennis, una piscina coperta, campi da padel, insomma un vero impianto sportivo, ma addirittura legato anche a un settore commerciale, proprio prendendo spunto dalla Juventus Stadium, dove oltre allo stadio c'è anche un centro commerciale. E la situazione è situato, questi terreni sono situati a 10 minuti da Roma, perciò dove esattamente, per chi è esattamente interessato? Nella zona Roma Nord, Passo Corese, dove già esiste delle attività come Amazon, che è un colosso americano, ma la particolarità è che in questo terreno che è a fianco a questa zona commerciale, ma già c'è un progetto e autorizzato, la cosa importante, vediamo la Roma non riesce ad ottenere l'ok da parte del comune per realizzare l'impianto, noi invece questa zona qui è già studiata e proposta per questo impianto sportivo. Quindi per trovare il nuovo Baggio e il nuovo Rivera, questa è la tua soluzione, creare un'accademia un po' simile a quello che sono i college all'estero, però in Italia non abbiamo nulla di simile, cioè si tratterebbe di un evento proprio straordinario, sì, di un unicum. Lo stiamo presentando innanzitutto alla Federazione Italiana Gioco Calcio,
però nello stesso momento lo proponiamo anche a delle squadre di calcio, lo proporremo alla Roma, alla Juventus e addirittura all'Espagnol, proviamo anche con l'estero chi è più svelto e chi arriva per primo, ma diciamo la cosa migliore sarebbe la Federazione Italiana Gioco Calcio, in quanto potrebbe addirittura anche per la prima squadra poter essere un punto di ritrovo e potersi allenare e soggiornare, perché c'è appunto questa foresteria allegata. E pertanto io trovo una soluzione, credo, unica in Italia, e secondo me sarebbe proprio da sfruttare. Io direi, Giuliano, che oltre al fattore dello studio, perché ovviamente ci sarà il liceo, e dello sport, perché ovviamente ci saranno dei professionisti che seguiranno questi ragazzi, sarà importante, perché tu ci tieni molto a questa cosa, quella del coaching sportivo, quindi del mental coach. Adesso vanno molto di moda, ma parliamo un attimo di quanto è importante preparare mentalmente una partita. Tu ne sai qualcosa, no? Ma sì, ne so qualcosa perché ho operato, ma questo non lo sanno, è uno scoop in pratica, anche se poi ho fatto una conferenza stampa all'Holiday Inn, alla presenza di Ranieri, di Giannini, di vari calciatori. Ho avuto un'esperienza nell'anno 2000 con il Milan. Il Milan che perdeva diverse partite, e noi attraverso un mio conoscente, cliente dell'attività del mio negozio, un tedesco che aveva lavorato già nel Bayer Leverkusen, un certo dottor Weckel, che insieme a me abbiamo operato di nascosto della stampa in una partita importante dove il Milan, dopo una serie di sconfitte, doveva incontrare la Juventus a San Siro. Noi abbiamo fatto 3 giorni sulla motivazione, sulla mente dei calciatori, facendogli capire di lasciare un po' le cose negative da parte, e questi 3 giorni sono stati importantissimi. Il Milan incontrava la Juventus allenata da Ancelotti e Zidane era uno dei calciatori di quel periodo, mentre nel Milan c'erano i vari Maldini, Costa Curta, Birov, Shevchenko, e questi 3 giorni sono stati fondamentali. Si è parlato sempre di cose positive, la Juventus era a 9 punti dal Milan, il dottor Weckel li ha convinti che potevano battere la Juventus, avrebbero recuperato subito 3 punti, e così è avvenuto, perché il Milan ha battuto la Juventus 2-0 e fu una cosa importante. Noi siamo entrati negli spogliatoi a dare la mano mentre tornavano in campo i calciatori, e ricordo molte cose di quel momento. Vedo Berlusconi entrare soddisfatto a salutare Ancelotti, che come ex del Milan, e fu una cosa unica, devo dire, un'esperienza anche per me da tifoso milanista, poter entrare all'interno dei Milanello e operare con i calciatori. E questo significa che comunque la motivazione e parlare positivo alla fine dà dei risultati. Assolutamente sì, quindi noi ci aspettiamo che ci siano degli sviluppi di questo progetto, che appunto tu ci faccia sapere quale squadra si aggiudicherà. Allora, la prossima volta cercheremo di far venire innanzitutto l'ingegner Sartori, che è il capo staff di questo progetto, e devo dire che abbiamo già incontrato degli imprenditori disponibili a realizzare questo impianto. Però ecco, la cosa fondamentale è che anche le società come la Federazione Italiana Gioco Calcio diano l'ok, soprattutto visto che ci sta dentro anche Billy Costa Curta, che proprio quel giorno nel Milan si ricorda sicuramente del lavoro che abbiamo fatto, e speriamo di arrivare ad una conclusione positiva che serve per la nazionale, ma serve anche per le squadre di Serie A che purtroppo mancano di questi giovani talenti.
Milly Costacurta, che ricordiamo è stato protagonista appunto ultimamente proprio per il discorso della nazionale. Grazie a Giuliano Proni di essere stato con noi. Io colgo l'occasione anche per ringraziare il mio collega Stefano Rizzo, editore di Passione del Calcio, di essere sempre presente con noi. Grazie a te Erika, grazie a tutti. E ci vediamo alla prossima. Non mancate. Ringraziamo Giuliano Proni, Paolo Di Lorenzo, Fabio Petruzzi, Stefano Rizzo, Piero Eramo, Mauro Nardi, Alessandra Ferrari di Brutta Sposa e Guido Ricci, Annalisa Cuzzolino, tutti i nostri sponsor, Passione del Calcio, Farmacie Gruppo Coviello, Service Point, Hotel Cristallo Terminillo, Targusi Interior Shop, Gruppo Di Gidio, Car Camper, Zanchi e Oliva, il ristorante Piazzetta e Vivai Valle del Tevere. Noi Sport, a Passo Corese, il mega store sportivo più sportivo d'Italia.